Il coronavirus diventa anche una truffa che viaggia online scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e c'è anche Salerno tra le città coinvolte oltre Napoli e Caserta in Campania ma l'operazione delle fiamme gialle riguarda l'intero territorio nazionale e coinvolge diverse categorie merceologiche che vendevano sul web articoli spacciati come antidoti contro il virus venduti a prezzi folli, mascherine, tute, occhiali, kit vari, filtranti, copri sanitari, integratori alimentari tutto quanto veniva ingannevolmente pubblicizzato dai venditori come possibile antidoto contro il Covid-19. Sono 33 in totale i truffatori del web scoperti dalle fiamme gialle, pronti a garantire una protezione totale dal contagio dal coronavirus grazie all'utilizzo delle più disparate apparecchiature. Anche in questo caso, come nell'operazione precedente, i prezzi alla vendita per ogni singolo articolo hanno raggiunto le migliaia di euro, sono 14 gli imprenditori scoperti questa volta dai Baschi Verdi, tutti italiani, rischiano fino a due anni di reclusione.